aggiungere una cosa piccolissima. È acceso? No. Aspetta, aiuto. Sì. Aspetta. Ci vuole la carezza. No, non va più. Ecco. Allora, volevo fare una piccola chiosa. Noi di Vox abbiamo un sogno e ci piacerebbe che questo sogno diventasse un po' una malattia, nel senso che ognuno di noi dovrebbe ammalarsi per avere questo sogno. Qual è? Quello di diventare tutti quanti dei fabbri. Che cosa significa diventare dei fabbri? Io già lo so. Noi abbiamo bisogno di spezzare le catene che ci stanno schiavizzando. Noi abbiamo bisogno fortemente di questo e io auguro a me e a tutte le persone che mi sono vicine di condividere insieme a voi, a tutte le persone che voi conoscete, questo sogno. Dobbiamo assolutamente spezzare queste catene. Grazie. Allora, abbiamo spazio alle domande, due minuti di servizio. Stasera siamo a cena con Diego e la sua famiglia, chi vuole rimanere deve comunicarlo a Claudia in fondo. L'altra me la sono dimenticata, ma ricorderò dopo. Per le domande, chi vuole... No, deve venire qua su, sì, perché no, sennò... Vieni qui. Deve venire qua su. Questioni di registrazione. Buongiorno a tutti. Vieni qui, guarda. Fatti vedere, non ti vergognare. Sì, perché è la registrazione. Sì, buongiorno a tutti. È stato molto interessante l'incontro, io ero stato anche all'incontro a Milano, anche quello era stato più che interessante, direi entusiasmante, perché ho ritrovato in Vox cose che avevo letto separatamente, che l'ha fatto della relazione, tutti gli studi dell'economia della felicità, la sovranità monetaria, gli studi monetari, vi dicendo, tutti messi insieme contro quello che è un po' il male che stiamo vivendo, che è quello del capitalismo. Questa era una piccola introduzione, la mia domanda era su una questione, diciamo, se strategicamente una delle prime battaglie è quella sulla sovranità monetaria, quindi in questo momento ce l'è stata negata perché siamo nell'eurozona. Quindi questa sicuramente è una battaglia strategica. A livello tattico ho letto e ho sentito posizioni diverse, che sono quelle di andare a parlare esattamente contro l'euro, uscire dall'euro, come è stato già fatto in altre manifestazioni, altre invece quelle di agevolare il disfacimento stesso dell'eurozona, perché forse è più facile, perché andare a testa bassa contro l'euro si rischia di andare a fare una battaglia che forse in questo momento non da tutti viene capita, non da tutta la popolazione viene capita, mentre semplicemente opporsi a delle cessioni ulteriori di sovranità potrebbe essere più facile. Volevo, ecco, un'opinione su questo, anche se fermo restando che a livello strategico quella è la momento da Grazie. Due cosettine anch'io. Doppia risposta. Grazie. Ma dunque, in sintesi, la domanda è la seguente: per lottare contro l'euro e l'Unione Europea occorre dirlo apertamente o invece procedere in maniera nascosta senza apertamente affermarlo? Questa è la duplicità che è emersa. Io in sintesi credo che occorra dire apertamente la necessità dell'uscita dall'euro e dall'Unione Europea, perché non è una questione secondaria o marginale, ma è anzi il fondamento primo di ogni recupero della sovranità nazionale. Anzi, come ho cercato di argomentare nel mio libro Globalizzazione, la lotta di classe contro il global capitalismo oggi in Europa passa anzitutto dalla lotta aperta contro l'Unione Europea e contro la moneta unica. Per cui occorre apertamente rivendicare questo aspetto, a mio giudizio, anche perché, essendo un punto primario, non si può nascondere. Sarebbe come se Lenin, nelle tesi di aprile, avesse scritto che in realtà bisognava essere a favore dello zar e dello zarismo e che in realtà avesse portato avanti le tesi opposte. No? Lenin, che con tutto il rispetto considero superiore agli statisti che invece oggi dicono
che bisogna stare nell'euro e che magari sotto sotto pensano di uscire, lo considero lievemente superiore come, come intelligenza e come capacità politica, diceva apertamente che bisognava essere contro lo zar e contro lo zarismo, e quello aveva fatto. Ora, mi perdonerete per questa analogia storica, io credo che occorra apertamente rivendicare questo punto, anche perché è vero che potrà destare preoccupazioni in taluni, ma non è certo per paura di destare preoccupazioni in taluni che non bisogna dire la verità, anzi, la verità va detta apertamente, questo è il punto fondamentale, bisogna dirla, avere il coraggio di esporla in tutte le sue conseguenze. Bisogna avere il coraggio di dire che oggi l'Unione Europea è una forma di totalitarismo, per quanto glamour e seducente, per quanto nascosto e non immediatamente visibile, è una forma di totalitarismo a tutti gli effetti. Ecco perché oggi cantare Bella Ciao e poi accettare il manganello invisibile dei mercati dell'Unione Europea significa peccare di ingenuità nella peggiore delle ipotesi. Significa offendere la memoria, peraltro, di chi cantava Bella Ciao e ha fatto la resistenza, perché oggi se uno volesse ispirarsi a quella esperienza dovrebbe essere contro l'Unione Europea e contro i nuovi invasori, per citare le parole della canzone. Il paradosso è quando sono gli invasori a cantare quella canzone, come è accaduto nei giorni scorsi, che, dove a Bruxelles cantavano Bella Ciao, no? Ecco, la situazione è paradossale, evidentemente, e dato che la confusione sotto il cielo è già molta, credo che dire apertamente le cose, chiamare le cose con il loro nome, sia già un primo gesto di coerenza rivoluzionaria. Anche perché non bisogna sottovalutare il fatto che molta gente ha già perfettamente capito che cos'è l'euro e che cos'è l'Unione Europea. Non parlo degli intellettuali, che sono la casta o il sacerdozio di giustificazione del ceto dominante, ma parlo della gente concreta che vive nel mondo reale, i taxisti e i fruttivendoli. Hanno già capito perfettamente che cos'è l'euro e l'Unione Europea, quindi non c'è bisogno di negare una verità a cui hanno già avuto accesso per virtù propria. E allo stesso modo, con un lavoro intellettuale, si può mostrare chiaramente che cos'è l'euro e l'Unione Europea. Io personalmente l'ho fatto in due libri, ai quali mi permetto di rinviare. Il primo si chiama Europa e capitalismo del 2015, e il secondo si chiama Il nichilismo dell'Unione Europea del 2019. E mi sentirei lievemente ridicolo se scrivessi dei libri in cui dico che cos'è l'Unione Europea, che cos'è l'euro, e poi pubblicamente dicessi che invece bisogna accettarli e permanere all'interno del mondo. No, non lo farei, a differenza forse di altri, non lo farei perché voglio guardarmi allo specchio serenamente la mattina e soprattutto perché ritengo che il filosofo abbia il dovere di dire la verità. Ecco, da Socrate ho appreso questa cosa qua, mi perdonerete. Vado avanti. Mi corre l'obbligo di dare anche un'altra, fare alcune considerazioni velocissime, sia per Vox come partito, e siccome stiamo costruendo il programma, abbiamo creato le commissioni, abbiamo ben in mente l'obiettivo, stiamo elaborando la strategia di percorso. Però dalle informazioni che abbiamo, da quello che ho un pochettino alla costruzione, mi fermerei su alcuni punti importanti. Il primo punto è questo: qualsiasi cambiamento radicale presuppone l'appoggio, la consapevolezza e quindi l'appoggio della cittadinanza, del popolo. L'80%, il 90% degli italiani devono sapere con certezza che questo è un sistema che porta all'autodistruzione. Chi è che può far lanciare questo messaggio senza far correre il rischio di irretire i mercati? Una pulce, il partitino nuovo, che non dà fastidio, che non appare in televisione, però può fare la vera informazione, può confrontarsi con chiunque, demolire tranquillamente qualsiasi teoria che tenti inutilmente di giustificare lo status quo, e questo può, nel frattempo, il primo impegno di Vox, creare consapevolezza, creare informazione. Ecco perché abbiamo bisogno, non avendo i media, che sicuramente ci arriveranno contro i media dalla nostra parte, abbiamo bisogno di voi. Ma credetemi, siamo in un momento epocale, Diego, correggimi se sbaglio, certo. Qui è in gioco il futuro dell'umanità. Noi corriamo il rischio, se non lottiamo per la nostra consapevolezza, quella dei nostri figli e la mia generazione, per i nostri nipoti, noi arriveremo ad essere nel giro di 10-20 anni una massa di individui
cerebro di Re, no, è un termine nuovo coniato da Re in questo momento, è molto poco. Noi saremo elettrocomandati, saremo già oggi, abbiamo dei condizionamenti fortissimi che ci impediscono di vedere cose di una banalità estrema, perché abbiamo già una forma mentis che ci viene pian piano inculcata. Fra un po' arriverà l'intelligenza artificiale che la farà da padrona. Se non siamo pronti, conoscitori, consapevoli degli strumenti con i quali, dai quali dobbiamo in qualche modo proteggerci, ne diventeremo vittime, schiavi immediatamente. Allora, ritorniamo e concludiamo la questione strategia. Noi dobbiamo fare informazione, demolire, abbiamo tutti gli strumenti per demolire questa falsa narrazione dell'Unione Europea, della grande famiglia che ci protegge dalla guerra e che e ci protegge dalla globalizzazione. Fatto questo, che può la strategia per uscire dall'euro è, ci sono due possibilità, o esce solo l'Italia oppure in modo concordato. Una cosa importante che Vox vorrà e mi auguro potrà fare è dialogare anche con altri paesi, con i popoli degli altri paesi. Guardate cosa fanno in Francia, guardate cosa fanno in Grecia, guardate cosa stanno facendo in Germania, i trattori, 1000 trattori. Loro, quando noi italiani, noi, perché questa dialettica c'è solo in Italia, siamo i primi al mondo anche in questo, porca miseria, saremo noi a aprire gli occhi a loro, allora sarà il trionfo del famoso detto di Leon Tolstoi, mi permette anche di fare una piccola citazione, scusami, umilmente, disse il grande detto Tolstoi, disse: un popolo unito è più forte di qualsiasi esercito, figuriamoci di quattro barbari finanzieri. E quindi, prima cosa informazione, seconda cosa possibilmente informare anche gli altri popoli, terza cosa deve essere il partito veramente sovranista deve acquisire consensi. Si arriva alle elezioni il partito sovranista vince. Da quel momento entreranno in moto tutti i meccanismi di autodifesa dei mercati. Ma da quel momento sarà un po' difficile per il partito che vince le elezioni cominciare a mettere in moto tutte quelle armi di autodifesa. Ma ci sono dei meccanismi che io non certo dirò a voi, non certo dirò ai furbacchioni che un giorno presto ci staranno a sentire, ma c'è il sistema per essere pronti il momento che il partito sovranista vince, se avrà trovato alleati, per essere pronti ad andare a governare e avere tutte le cose ben definite, le armi ben definite, per essere totalmente a riparo da qualsiasi attacco. Una volta che avremo riacquistato la sovranità, noi torneremo ad essere uno, il popolo, ma assieme a noi anche gli altri, torneremo a essere un popolo di benestanti, un popolo civile e un popolo che si merita tanto, tanto di più di quello che oggi ci hanno costretto a sopportare. Grazie. Perché noi abbiamo dei paesi, se membri dell'Unione Europea, membri, ma non abbiamo detto una moneta unica, Regno Unito che è la sterlina, la Danimarca, sentite? No. Oh. Adesso? Sì. Abbiamo dei paesi come Regno Unito che è la sterlina, lo sentite? Usa questo, parlo così questo, sai? Stavo dicendo, un'altra storia che non raccontano, ma ecco perché è importante il confronto, parlare. Cioè abbiamo il Regno Unito, adesso abbiamo visto con la Brexit che sta uscendo, e ha la sua moneta, la sterlina, e ha deciso di uscire. Ma c'è anche la Danimarca con la corona danese, la Svezia, la Repubblica Ceca, la Polonia, l'Ungheria, Bulgaria, Croazia e Romania, che sono membri dell'Unione ma non adottano la moneta unica. Quindi ce l'hanno tutte e due. Cioè, però loro non dipendono esclusivamente dalla moneta, dall'euro. Quindi c'è un'altra storia con la quale dobbiamo dialogare. Esatto. Quindi non ci può essere raccontato solo, non si può uscire, non esiste. Comunque, ma ci sono già altri paesi che hanno questa realtà. Non fanno entrate nemmeno. Loro fanno parte della comunità, ma non dell'euro. Ok? Però ci sta, a livello di trattato ci stanno. L'Ungheria, ci va in Ungheria, lo sa meglio di me. C'è una amica che è stata spesso in Ungheria. Quindi
e dobbiamo aprire il fronte informativo e confrontarci, perché altre strade ci sono, ripeto, non è this not alternative, ci sta l'alternativa, basta discuterne anche con gli altri fratelli degli altri paesi. Quindi ecco il discorso di Vox, sicuramente di tutto come dialogo. E intanto mi collego alla seconda delle servizi, mi sono dimenticato, abbiamo i libri di Diego, mi sono rimasti una decina, quindi resterà qui un'altra mezz'oretta per chi vorrà poi farselo insomma fotografare. Altre domande? Esatto, altre domande? Scusa Alessandro, sì. Se mi permette, la signora qui dietro ha detto il nostro debito pubblico chi ce lo paga? So che su questo Grande. Tiziano aspettavo tanto l'assist. Vi siete portati da mangiare? No, cercherò di essere breve, solo un'introduzione. Potremmo affrontare il discorso da diversi punti di vista. Vorrei arrivare subito alla conclusione che prima avevo accennato, però giustamente la signora si meriterebbe di spiegare, dopo magari due parole le possiamo fare. Il debito pubblico è un nome improprio, perché non è altro che una passività dello Stato, del governo, con la sua banca centrale. Ovviamente si parla di un paese a moneta sovrana. Allora, parliamo per esempio di qualsiasi nazione che abbia la sua moneta, parliamo del Giappone, che è quello che è il debito privato più alto al mondo. Allora noi ci dicono, apro e chiudo una parentesi, noi ci dicono il vostro problema italiani è che il debito pubblico grande, enorme, e che questo è questo macigno. Io ho avuto occasione di parlare con una squisita persona che è Carlo Cottarelli, economista purtroppo, che siamo totalmente in disaccordo, ma rimane una persona squisita. Abbiamo dialogato, lui ci ha fatto un libro, il macigno. Ora, velocemente, lo Stato deve, facciamo l'esempio del Giappone, c'è stato lo tsunami ha creato un disastro inenarrabile, imparagonabile anche alle nostre aree terremotate. Ha fatto i conti, ha stimato i danni e ha detto ci servono l'equivalente in yen di 150 miliardi di dollari. Allora il buon loro presidente è andato al governatore della banca centrale, ha detto mi scrivi questo numero e me lo intesti sul mio conto corrente del tesoro. Ha scritto dei numeri, ha spinto invio, questi numeri sono andati sul conto del Ministero del Tesoro, che da quel momento quei numeri li ha spesi pagando aziende, imprese, famiglie, sovvenzioni. Dopo 3 anni avevano ricostruito tutto, il debito pubblico giapponese è aumentato ulteriormente. Quindi dal 220 era andato al 230%. Ora, chi crea gli yen in Giappone? La banca centrale. Chi è che gli dà l'ordine e il permesso di crearli? Il governo. Quando la banca centrale, è alle dipendenze del governo, è un dipendente del governo. Il governo gli ordina di creare, di scrivere dei numeri e di creare dei soldi, questi soldi vengono accreditati sul conto del Ministero del Tesoro. Quindi il tesoro li spende e contabilmente risulta che il Ministero del Tesoro del Giappone è in debito verso la sua banca centrale di 150 miliardi di yen, diciamo. Capito, ma noi con l'euro non lo possiamo fare. Bravissima, lei ha colto l'insegno, bravissima, ecco. Allora, abbiamo capito innanzitutto che in un paese a moneta sovrana il debito pubblico non esiste, perché è lo Stato che si indebita con se stesso di una moneta che può creare all'infinito. Più ne crea, più deficit fa, più aumenta il debito pubblico, più soldi noi abbiamo nelle tasche. È chiaro che l'unico impegno di un governo responsabile è quello di non immettere troppa liquidità, troppa moneta, perché sennò salirebbe l'inflazione. Ma è l'unico problema. Solo delle persone obnubilate possono accettare, oppure che non conoscono le dinamiche come siamo noi, che possono accettare un'assurdità come questa. Lo Stato non ha soldi. Capito, qual è la soluzione? Arriviamo subito e do anche la soluzione questa volta, però ho voluto spiegare perché è talmente grottesco che noi... Io ho visto soffrire decine di migliaia di persone, io stesso come imprenditore, questa la devo dire, inserisco un attimo solo, nel 2012 un'intervista di Monti che dice
stiamo attuando con il consolidamento fiscale la distruzione della domanda interna. Io mi ricordo che nel 2012, una piccola aziendina qui a Ostravedra, ho finito con 2 milioni e 9 di fatturato. Dopo che Monti ha detto così, e maledizione, mi sono perso il filmato, dopo 4 anni, 2016, ho finito l'anno con fatturando 600.000 euro. Però avevo 700.000 euro di insoluti. C'era riuscito benissimo, l'aveva dichiarato e aveva distrutto il mercato, aveva tolto liquidità. Chiusa parentesi e ritorniamo a noi. Perché nell'euro non è così? Perché nell'euro noi non abbiamo la nostra moneta. Lo Stato, quando ha bisogno di soldi, non può stamparseli, non può scrivere un numero sul computer, li deve, come noi normali cittadini, andare a chiederli in prestito alle banche. Le banche sono i mercati, che non sono i mercati rionali, sono gli avvoltoi, i parassiti del pianeta. Ora, l'altra grande anomalia della Banca Centrale Europea, che non è una banca centrale, perché la priorità, il primo compito della Banca Centrale è creare ricchezza finanziaria da fornire allo Stato. Lei, la Banca Centrale, i soldi allo Stato, agli Stati non li dà, li presta alle banche allo zero virgola, alle quali banche, investitori più o meno istituzionali, li prestano agli Stati, ma alle loro condizioni. Signori, cerchiamo di capire, aiutatemi, alle loro condizioni. Quali sono le loro condizioni? Sono condizioni neoliberiste. Noi ve li prestiamo, ma vogliamo vedere che siete dei risparmiatori e che troverete il modo di accantonare i soldi da ripagarci quando sarà il momento, con gli interessi. Per fare questo impongono la famosa austerità. Tutto questo non è solo per guadagnare due soldi negli interessi, tutto questo è per distruggere gli stati e lo stato sociale, per arrivare a mettere le mani sulle grandi, sulle utility, su tutto quello che oggi sono i servizi pubblici: sanità, scuola, istruzione, luce, acqua, gas, il 70% del PIL mondiale. Vogliono prendere, stanno privatizzando tutto. Perché? Come fanno ad arrivare a prendere tutto in mano loro, le grandi multinazionali di cui sono tutti in mano le banche, perché gli azionisti principali sono le banche? Cosa fanno? Costringono gli stati all'austerità, a tagliare sempre di più, quindi di servizi, sanità, guardate cosa sta succedendo nelle Marche e ne parleremo nei prossimi mesi, sanità, mancano i medici, mancano gli infermieri e i nostri bravi laureati, bravi specializzandi all'estero a fare i primari in Inghilterra, in Germania, in Francia e via andare, primari, e noi li mandiamo via. Perché? Perché lo Stato non ha soldi e non può pagare medici. Ora, questo è il disegno. Come uscire da questa cosa? Semplice: dal momento che arriva il partito sovranista e ha predisposto prima. Uno dice: come fa a farlo prima se non è al governo? E qui abbiamo il nostro piccolo segreto che non lo diciamo. Ma quando il governo sovranista il partito sovranista va al governo, avrà gli strumenti per dire: bene, da questo momento io stampo la mia nuova moneta. Attenzione, stampo la mia nuova moneta e noi, ecco come paghiamo il debito, il 90%, 95% del nostro debito pubblico rientra sotto una legge costituzionale che si chiama lex monete, dal latino, è l'unica parola che so in latino, Diego, perché io in terza media avevo la media del 3, devo alzarmi e posso rimanere ancora vicino a te. L'ora puoi rimanere. Grazie. Quindi, secondo la legge dell'ex moneta, noi abbiamo la possibilità di ripagare alla scadenza dei titoli di Stato i nostri titoli di Stato con la nuova moneta. Perfetto, quindi il problema è risolto. Attenzione, ma la lireta, la fuga dei capitali, la svalutazione, bene, allora ci sono, abbiamo studiato, stiamo ancora perfezionando le varie dinamiche, perché la transazione si può fare in modo, per i cittadini e per i risparmiatori, in modo tranquillo, perché la conversione con la nuova valuta, che probabilmente ma non necessariamente subirà nei mesi successivi una svalutazione, allora se uno dice cambiamo, il cambio sarà
dovrà essere 1-1. La nuova lira, possiamo chiamarlo scudo fiorino, ma io sono affezionato alla lira, una nuova lira sarà uguale a un euro, 1° gennaio 2025. Da quel momento lo Stato paga gli stipendi pubblici e riceve le tasse in nuove lire. Chi deve pagare le tasse? Chi deve pagare le accise sulla benzina, gli distributori di benzina che pagano le tasse ogni mese? L'IVA. Devono andare a cambiare i loro euro con le lire. Mettono le banche, vanno in banca, danno l'euro e prendono le nuove lire. A questo punto ci sarà una richiesta di lire molto forte, e questo quando una moneta è richiesta forte è difficile che venga svalutata. Detto questo, però può succedere per tanti motivi che nei mesi successivi avvenga la svalutazione. Allora chi ha i risparmi, anche se io prima di tutto mi preoccupo chi i risparmi non ce l'ha, però siccome siamo buoni ci preoccupiamo anche di chi ha i risparmi. Chi ha i risparmi se li può tenere in euro. Io ho il mio conto in euro, me li tengo in euro, come avere una normale moneta straniera. Io ho in dollari, me lo tengo in dollari. Non c'è bisogno di fughe di capitali, tutto sto terrorismo da mentecati che fanno è assolutamente ingiustificato. Adesso dopo lei, se c'ha qualche dubbio, ci mette la lista qui fino a domani. No, ma faccio per dire, per carità. Però sto cercando di concludere. È tutto, come si dice, calcolato. Ci sono le procedure che possiamo assolutamente chiarire in ogni momento, chi ce l'ho, chi ce l'ho, per fare una transazione e garantire chi ha i mutui se li passa da euro in lire e non avrà nessun problema se la lira svaluta, tanto di guadagnato pagherà di meno. Chi ha i depositi se li tiene in euro e non avrà problemi di svalutazione o di perdita di capitale. Una banca centrale potrà seguire, tenere e proteggere le banche da eventuali nuove patrimonializzazioni, perché dopo lo Stato potrà finanziariamente sostenere all'interno della sua nazione chiunque, sia una banca, siano delle imprese, siano tutti, lo Stato avrà una potenza finanziaria illimitata. Quindi il cambio sarà perfettamente possibile, l'unica è penalizzante per nessuno. L'unica cosa che non posso entrare nel dettaglio per ovvi motivi è che bisogna preparare bene tecnicamente e praticamente quelle procedure anche di pagamento interbancario eccetera, che va preparato tutto bene in un certo modo prima. Poi per i risparmiatori, per chi ha capitale, non c'è nessun problema. Concludo dicendo, una volta che la nuova lira dovesse tornare nelle nostre tasche, ricordatevi tutti che la nostra è una moneta forte, perché noi siamo un'economia forte e la moneta è espressione dell'economia. Le svalutazioni precedenti, le cose, sono tutte cose che hanno altri motivi che penso che non avrete voglia di sentire adesso. Grazie. Per concludere. Le cose di massima per la banca di Bari sono usciti miliardi, è uscito subito, molti dei paschi quando sono usciti subito. L'altro giorno avevo un incontro con il professor Galloni e ho chiesto, ma scusi professore, io non sono economista, lui è professore di economia e stava anche al Ministero delle Finanze, ma se quando hanno fatto cadere Berlusconi hanno cambiato il nostro governo perché aveva il debito pubblico troppo alto, 1.936 miliardi, come mai oggi abbiamo 2.300 miliardi e abbiamo allungato l'età pensionabile, abbiamo dei servizi? Ma ha dato una risposta secca, guarda, di quei miliardi, 190 sono stati utilizzati, quindi i nostri soldi, in debito pubblico, quindi che loro vanno comunque a crescere, in pagamento di derivati. Derivati che non abbiamo fatto noi cittadini, hanno fatto i nostri della classe politica. Ora, è ovvio che purtroppo ci raccontano, noi portiamo un'altra, se noi abbiamo collaboriamo con i comunisti come il professor Galloni, il professor Scardovelli, intanto si comincia a creare un'altra realtà istituzionale, politica, se ne parla. Poi è ovvio, sempre nel rispetto della Costituzione c'è il confronto tra le parti per arrivare sempre a una sintesi. Certamente in questa situazione non è possibile restare, perché più va avanti peggio sta andando. Se vediamo dal 2011 a oggi, la situazione è peggiorata tutta, sia sotto il profilo istituzionale e sociale, ma sia come debito pubblico. Adesso parli di mandarci in pensione a 71 anni. Cioè, torna a dire, nel 2011 ci hanno mandato in pensione tutti quanti, andiamo in pensione a 64-67 anni perché il debito pubblico era alto, hanno tagliato i servizi, l'istruzione e quant'altro perché il debito pubblico è troppo alto. Caspita, l'avete aumentato lo stesso, nonostante i nostri sacrifici, migliaia di imprese hanno chiuso, c'è qualcosa che non va, ok?
quindi dobbiamo raccontare un'altra storia. Quindi con questi economisti keynesiani ci stiamo confrontando per dare concretezza a un nuovo modo diciamo economico nella situazione attuale di mercantilismo con gli altri paesi, perché comunque abbiamo due grossi competitori a livello mondiale, che gli Stati Uniti, abbiamo anche adesso la Cina. Quindi faremo un incontro con il professor Galloni a gennaio, vi invitiamo nella stessa sede, così ecco, discuteremo nel merito questa posizione economica alternativa. Quello, è ovvio che poi c'è sempre un confronto democratico nel rispetto della Costituzione. Grazie a tutti, buonasera a te e a tutti, buonasera a tutti. Ti vuole dedica col libro, venite qui da Diego, a noi tutti va bravo. Facciamo una foto? Sì. E noi ci sono tutti i nostri ci puoi fare la foto? Aspetta, sì, no, dobbiamo essere quasi a fare la foto. Sì.